Lara Kia è stata ricoverata, gli attacchi d'ansia e lo stress dopo le accuse di Shakira. Sono mai complessi per Lara Kia, la dolce metà di Gerard Piqué additata dal mondo del gossip come la responsabile della rottura del giocatore Shakira. Da quando poi la cantante ha lanciato il brano Music Session numero 53, la 23enne ha potuto dire addio alla sua vita da ragazza qualunque. Tutti i riflettori sono puntati su di lei e sulla storia con Piqué. Nonostante la relazione abbia avuto inizio a novembre del 2021. È negli ultimi mesi che Lara Kia è stata travolta da un ciclone davvero inaspettato. Da quando Shakira ha iniziato una vera e propria battaglia mediatica con l'ex marito partita con l'ormai nota Revenge Song. Lasciando la modella in mezzo a due fuochi che non sembrano intenzionati a spegnersi. Per Lara è iniziata una nuova vita, fatta di pressioni e giudizi da parte della stampa. Di paparazzi appostati fuori dalla sua abitazione, di contro ad un assordante quanto obbligato silenzio sui social. Ecco perché, secondo quanto riferisce il settimanale Il Periodico, negli ultimi giorni Lara sarebbe finita in preda agli attacchi d'ansia e sarebbe stata ricoverata in una clinica privata di Barcellona, il Quirón Salud Hospital. Punto interrogativo esclusiva Mamarazzi Clara Kia in super momento Clara Kia Piqué famoseo salseo salseo puro Shakira Shakira e Piqué Piqué Clara. Piqué pensava di riportare alla normalità alita la sua nuova vita, ma quello stato reso pubblico non ha fatto altro che attirare le accuse che sui social circolano nei confronti di Clara. Il periodico racconta che per scappare dallo stress mediatico generato, la modella e Piqué sarebbero fuggita nella residenza estiva del calciatore nella Cerdagna per qualche giorno. Preferendo disdire tutti gli impegni pubblici in agenda. L'attenzione ora è tutta per una data, il 2 febbraio sarà il compleanno di Piqué e ci si chiede se la coppia abbia intenzione di festeggiarlo pubblicamente. O se magari Shakira abbia già un serbo o un nuovo regalo per l'ex marito.